Buonasera, ciao a tutte. Come promesso, eccoci qua con il McBang McDonald's, l'ultimo, perché come vi ho scritto nella stories da lunedì, apri, io bevo intanto, perché c'ho una fame che è una io c'ho anche una sete, qua hanno rovesciato tutta la poca però, fantastico, però almeno hanno messo le cannucce, l'altra volta non c'era. E quindi vi regalo quest'ultimo McBang. Olè! McDonald's, anche perché per un po' non penso che ne farò, anche perché da lunedì inizio un nuovo programma, quello che di cui vi parlo sempre, per chi mi ha già scritto in privato lo sa. Piccolina! Adesso si arrampica, si attacca alla sdraietta, è sempre più attiva. Cos'è? Patatine! Aspetta che ti metto la cannuccia anche alla tua. Quanto vale dire? Questo sì che è amore. Questo. Vero amore? Sì. Vediamo se dentro c'è quella specie. Voilà, anche Ale vuole McDonald's, ma non ti conviene perché non è proprio salutare, amore mio. C'è anche Fedino ovviamente, ma ormai sapete che non se può. Cos'è caduto? È caduto un po' un pezzo di cosa di maionese e si è andato. Per fortuna. Quello non si è sporcato il divano. No, era sulla mia gamba. No! Per la gioia di Nala. Un cavalletto. Boh. Nala stasera fa festa. Cadono patatine come se non ci fosse un domani. Non pensiamo. Allora. Proprio perché per un bel po' non mangeremo più queste cose. Tu devi metterti dietro perché poi sappiamo io e te. Non si può dire, poi vi diremo perché. Io lo faccio per tanti motivi. Lui principalmente per uno, ma non vi posso dire nulla adesso. E che devo dire? Sarà il momento. Comunque, per farvi sapere, cioè proprio mi mettiamo una curiosità senza precedenti. E amore. E quindi, proprio perché volevamo fare le cose in grande, proprio big, che non l'ho mai fatto, big McBang, proprio esplosivo, sì. A sto giro. A sto giro sì. Vuoi vedere cosa abbiamo preso anche? Ah, qua via. Anzi, no. Lo gender dopo. Cioè, proprio sono... Un sacco di roba. Un sacco di buono. È davvero un sacco di roba. È buono, Fede. Fedino ha trovato... Un mucchio di sapore. Un mucchio di sapore. Un... Cos'è? Un robottino? È un robottino che nelle lenticine... Nella maschera si vede tutto l'arcobaleno. Eccolo. Abbiamo trovato questo nell'Happy Meal. Se guardate qui in mezzo, forse lo vedete. No, non rende. Comunque si vede tutto color arcobaleno. Molto carino. Simpatico. E qua c'è Ale. Anche lei ha già mangiato. Nala si lecca i baffi. E ha già mangiato. E ho già mangiato. Poi essendo... Cosa vi posso raccontare? Il nostro cane non smetterebbe mai di mangiare. Beh. Effettivamente, invece Nala, faccio un po' di confusione. Si ficca le dita in bocca fino a farsi venire il conatino. Infatti, ho detto vabbè, Fede non lo faceva questa cosa. Di mettersi le dita in bocca fino in gola da farsi venire su. Infatti ho chiesto la pediatra e mi fa no, signora, è normale. Faccio, ah boh, a posto. Okay. È normale che si fanno venire, totalmente vanno giù, che si fanno venire, cioè è incredibile. Poi lei probabilmente no, perché me ne sono proprio accorta facendole anche una fotografia, inizio a vedere il dentino, questo sotto che viene su.
si vede proprio l'ombra del bianco del dentino che è in arrivo. E quando uscirà, che romperà la gengiva, secondo me, poverina, pianterà degli urli che... amore. Dovevo compiere delle... poverina. Cuffie. E le cuffie? Tappi. A te ti compro le cuffie. A poi tappi per le orecchie. Ma sì. E così poi non sentiamo più niente. Nessuno neanche te quando ci chiama. Prendiamo un foglio di carta, scriviamo. Mia figlia si sta mangiando direttamente tutta la mano. Amore, ma hai già mangiato? La mano ti serve. Voi avete figli? Figlia? Ci sono tante di voi che sono mamme. Se sì, quanti anni hanno? Scriveteci qui sotto se siete mamme, se anche i vostri neonati si inficcano le dita in gola. Mi piace un sacco confrontarmi con voi. Poi da quando ho iniziato questa nuova attività, che davvero mi mette proprio il buon umore, l'abbiamo iniziata insieme, però principalmente è mia, lui mi sostiene, no? Io mi associo. Come tutti i maritonzoli innamorati fanno. Mi sostiene, mi supporta, mi aiuta. Però l'ho iniziata io. Devo ammettere che è un'attività che ti mette proprio il buon umore. Sì. Perché c'è un bel gruppo proprio alle mie spalle, no? Proprio una bella famiglia, diciamo. Mi sento supportata, il buongiorno, insomma, queste cose qua. Ma poi qualsiasi cosa ho bisogno so che c'è qualcuno che mi aiuta. Proprio bellissimo. Sono proprio felice. Ma oggi tra l'altro... pesare. Esatto. Hai bisogno di una mano, boh, ci si aiuta appunto. Mentre abbiamo avuto... esperienze passate che... con aziende diverse che chiedevi un aiuto e non ti considerava nessuno. No, eri solo. Completamente solo. E poi a parte questo sono contenta perché sono riuscita ad acquistare, adesso vi fa vedere cosa abbiamo preso. Allora, questo è il Testi Basket, non so se voi l'avete già provato, io ho una vita ma lui ancora di più, che diciamo una volta lo prendiamo e non l'abbiamo mai preso perché non è che costicchi proprio poco. Però abbiamo detto, ma sì, dai, questa volta, proprio perché abbiamo intenzione veramente di, per un bel po', sì, non mangiare più così. Sicuramente quando rimangeremo così sarà perché avremo già avuto i nostri risultati. E quindi ogni tanto si può. La letta di pollo, che buona. Purtroppo avevo chiesto, ma succede sempre qualcosa quando ordino con Glovo. Avevo chiesto una salsa piccante perché Riccardo ama il piccante. Ho detto vabbè, gli prendo una salsa piccante. Io. E poi ho preso una barbecue e una ketchup. Invece mi hanno mandato due piccanti e basta. È un ketchup che c'è già Fede. Ah boh, fantastico. Quindi sono senza salsa praticamente. No, c'è sono una buone. Maionese. C'è una maionesina in frigo. C'è una maionesina in frigo e del ketchup. Merito mio, è vero, ce l'ha portata Fede. Queste sono le pepite. Vabbè, c'è asiago e speck dentro. Queste sono buonissime. È sicuro, le sto guardando. Mamma mia. C'è anche piccante dentro, guarda. Non è vero, furbacchiole. Amore, vuoi anche tu la letta di pollo? Ma sono piccanti. No. Oh. Mamma mia, spettacolo. Buonissima. Spettacolare. È il mio amore, però se vuoi prendermi le salse. Te la metto dentro.
Detto mio. Assaggiamo la salsa piccante. Sicura? Tanto? Oddio. Brucia. Sembra quella delle nachos. Buona. Preso. Non è male. Posso assaggiarne poco? E occhio Fede, proprio poca poca. Ecco perché lui non è abituato. Ma dove? Dopo un po' arriva. Ma dove? Dai, non fare il duro della situazione. Mi fai male. Non è tanto. Ma dove? Amore mio, il mio metto. Tra l'altro oggi, ma l'avrete già visto, perché lo metto prima di questo video. Questa devi assaggiare. L'ho già mangiata, buonissimo. No, amore, è tua. L'ho già mangiata. Anch'io. Ma un caffedino allora. Sì, la picchita lì. Io mi mangio le lette di pollo allora. Sì, non so ne ho ancora una però. Dicevo, oggi Ale è molto parlottina. E anche cagottina. Ha appena rilasciato una bomba a mano. Lo sto dicendo? Non mi ricordo più. Ah! Che oggi ho fatto un vlog dopo secoli. Lo so che sono scomparsa, ma vi spiego tutto nel vlog. Comunque sono stata male. Ale è stata male, è stato malato un po' Fede, ma lui poco, in realtà Fede è quello che se l'è passata meglio insieme a Ricky praticamente. Io e Ale invece eravamo tutti raffreddati. Sì, ma io e Alessandra proprio, io senza voce, proprio mal di gola, lei era proprio super piena, aerosol, la vagina sale. Gli uomini hanno resistito. C'è ancora il panino. Piccante. È un giorno piccante di piccante. Anche questi bambini da piccoli, o se ne avete visto, fanno questo verso. E mi fa tantissimo. Che fai? Le fusa sembra che fai. Male di mamma. Vai, butta. Stiamo facendo il cestino. Ora di no, di Fede quella. Ups. Basta, vado a cambiare Ale, vado a vedere la situation. Bimba cambiata. E allora tu hai preso il, lui ha preso il crispy mac bacon. Mentre di insalata. Sì. Lei ha preso, cioè proprio per non farmi mancare nulla. Cioè, ma e io ho preso il nuovo panino. Vi rendete conto? Che poi costano vale. Praticamente uguali. Ma non vale. Se io sapevo che c'era quello, prendevo quello anch'io. Ma se te l'ho chiesto. E mi hai detto che volevi un qualcosa con il bacon. Mi hai detto cosa vuoi? Qualcosa con il bacon. Mi dicevi che c'era quello. Te l'ho detto prima, io prendo il Grand Big Mac. Sapete quello che c'è? Un po' più grande. Sì. Mamma, vero. Ecco. Bambino si è fregato il bacon. No, io glielo ho detto, cioè io prendo questo. Ti ho detto vuoi il Grand Mac Chicken? No, voglio qualcosa con il bacon. E adesso si lamenta. Mai contento. Mai, perché tu mi hai fatto le Madonna, non riesco neanche a tenerlo in mano, ragazzi. Cioè, è una cosa esplosiva. Aiuto. E adatto a me. No, a te. Senti, adesso ti ho cambiato, è tutta pulita. E tra ecco poco vai a nanna. Ecco perché sentivo profumo di insalata. Insalata, sì, perché qua mettono un sacco di insalata. Cioè. Mamma mia. Com'è? Buonissimo. Finito. Respira tra un morso e l'altro. Buono. Però il bacon non si fa. Quelle poche volte che ordinavo mentre aspettavo Ale, che avevo il pancione, prendevo il Big Mac senza insalata.
Avevo sempre voglia di quello, infatti quando lei è nata che aveva un po' la facciottina pallotta. Ti ricordi? Quando è nata l'ho chiamata Big Mac. Perché avevo sempre voglia di Big Mac in gravidanza. Non l'hai chiamata Big Mac, poverino. Avevamo tentato di metterlo proprio come nome. Alessandra di nome Big Mac di secondo nome. Big Mac. Oh, io mi chiamo Big Mac. Vuoi un Big Mac? Ma sì, forse lo prendiamo dal Big Mac. Amore, c'ho sonno. Glovo, secondo me, vi dico la mia. Ecco. Ma lui non respira, lui manda giù gli hamburger interi. Io sono ancora qua. Glovo. Ascolta, non mi parlare di dimensioni perché non sono manco un quarto. Se lo avesse vero avrebbe già finito in meno di un secondo. E poi tu hai mangiato di più il cesto. Chi è? Marcellino. No. Oh. Sì, certo. Io mi sto mangiando un sacco di pattine. Vieni qua, perché c'è la scatola, sotto. No, non un morso dei tuoi. Che se ne va mezzo panino. L'ultima volta l'ha fatto veramente. Comunque, vede. Grazie. Sì, è vero. Non l'avevo fatto. Come una volta Fede, vi racconto questa che fa ridere. Ma non era con il panino. Sì. No. Ma sì. Una volta Fede, avevamo preso lui, forse faceva. Stava praticamente fuori tutta la notte, non mi ricordo, comunque faceva un turno lunghissimo e io e Fede eravamo da soli, c'era da fare la spesa, ma vi parlo di un mese fa. Allora gli avevo detto, vabbè, prendiamoci tu l'Happy Meal e io un menù del McDonald's. No, sì. Io ho preso la mia Coca-Cola, lui ha preso la solita bibita con l'Happy Meal e mi fa stavo cambiando forse altro, vero? Perché il ciuccio si arrabbia. Mi fa mamma. E io ho ancora sete, ho finito la mia bibita. Te ne posso prendere un goccino? Sì, sì. Figurati, prendi. Dopo un po' torno. Finisco il panino. Finisco il mio panino e mi viene sete, bevo. Era vuoto, gli faccio. Ma la mia Coca-Cola? Ma avevo sete. C'è l'acqua se hai sete. Anche per te. C'è l'acqua. Non sono stato. Ma era mia! È stato lui! Manco c'era! Neanche era a casa. Vabbè. È un fantasma. Urletta anche con il ciuccio messo. Ma sì, ma perché ha sonno, però ha mangiato, quindi dobbiamo aspettare che digerisce. Ah, ti ho fatto tipo oh mamma. Mi metto a dormire. Adesso ci addormentiamo con il metodo di papà. Andiamo. Esatto. Magari sì. Che poi allora, per me tanto lui vi saluta, che così culla la bang, bang 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 shock down, qua c'è ancora un po' e sapere cosa ne faccio. È finito, buona serata a tutti, io mi occupo della pupetta. Va, prendila, va, scusate la sua faccia devastata, ma si è svegliato presto stamattina. Lui pensa che non si veda, ma secondo me stamattina voi l'avete vista stata... Visto che la pupetta stanotte era un po' così, la sveglia è stata alle 2:30. No, ma poi in più uno è stanco anche per il lavoro in generale. E quindi bene, no, che poi tra l'altro Alessandra è una bambina tranquillissima. Se lei fa così,
o ha sonno o secondo me ha proprio anche male appunto ai denti. Secondo me c'è sto dentino che ti arriva. Mi vado a riempirlo d'acqua. Quasi finito purtroppo. No, molto buono. Niente da fare, è il mio preferito, mi guarda male. Io me lo faccio durare. Ciao, mi dai un pezzo di panino? No. Cucù. Amore, mi assaporo l'ultimo morso di Big Mac. Fino a chissà quanto tempo. Continua a dirlo che te lo rubo. Mangio pure l'insalata io. Per assurdo, quando ero in gravidanza mi è mancata così tanto l'insalata che ora l'apprezzo tantissimo nei panini. Senza insalata manca veramente qualcosa, a me mancava tantissimo. Ti ricordi? Sì. Mi mancava un sacco, dicevo madonna amore, ma non è la stessa cosa senza insalata. Vabbè. Voilà. Ho praticamente finito. Avete sentito la mia piccola ruffiana come silenziosa in braccio a papà? Ok, no, dicevo globo fantastico tutto. Ah, qua c'è la tua uva, Fede. Avevo chiesto la mela, mi ha mandato l'uva. E forse non ce l'aveva più. Non ce l'aveva più. Più. Poi a volte non mandano le cannucce. E a volte no. La salsa mi ha mandato due piccanti invece della barbecue. Insomma, si scordano sempre qualcosa, non c'è niente da fare. O sbagliano o si dimenticano, però. Bene, io direi che sono non piena di più. Però sono soddisfatta. La mangio adesso? Bravo Fede. No. Prego. Io direi che il mukbang si conclude qua. Facciamo vedere. Facciamo vedere lo spicchio d'uva. Ciao. Bello gonfio. Vabbè. Sto dentro quando so qua. Prova. Adesso ci faccio un bel buco con uno stecchino e lo metto dentro. E tiri su con la cannuccia. Buona. Mosca. Mamma mia. Buona. Niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione, speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia, ci vediamo super presto con nuovi video, giuro che tornerò a essere presente. Ciao! Ciao, la chiusura la faccio io! Vai!